Ciao a tutti, sono Marco Mito e qua ci troviamo a Caramanico nella casa del Grande Fratello 2013. Io sono Alessia Martuzzi. Salutate l'Italia, ciao ragazzi, ciao mamma. Noi mangiamo a Ciglia. Salutiamo tutti, intanto vediamo Marco Alcini che va nel confessionale. Cosa dai Marco, siamo con te, dai Marco. Ci vediamo dopo, ci vediamo. Non sentite? Sono in cazzo. Primo numero. Tanto premetto, mi sono ambientato benissimo con questa gente, veramente gente fantastica, però devo nominare naturalmente i suoi nomi e a esclusione devo mettere a forza Filippo perché non mi sono affiliato bene e poi è comunque fascista e io non sopporto i fascisti, quindi per forza. E come secondo nome pensavo a Commito perché è gay, però dopo ho cambiato idea. Preferisco del Torre perché c'è il culo peloso. No, dai. È impossibile. Spero che questa cosa non avrà mai a sapere per ora. Penso. No, no. Va bene così, quindi Filippo e del Torre. Grazie Marco. Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Ciao Italia! Ciao mamma! Ciao, ciao, ciao! Grazie Marco. Emanuele Commito è pronto in confessionale. Dai, dai, dai. Ragazzi, io ragazzi, vediamo dopo. Ciao Alessia. Ciao Emanuele. Due nomi e due motivazioni, come io, sempre. Io guardo, in questo periodo sto un po', capito, mal di testa perché mi manca troppo Laura, mia ragazza. Scusa, lascia un attimo. Però tranquillo Emanuele, sono cose che succedono. Vabbè, due nomi e due motivazioni. Vabbè, guarda, io scelgo, non lo so, è difficile adesso per me perché in questo momento ho fatto amicizia quasi con tutti, però Walter non lo sopporto proprio, sembra a dare ordini, sembra a fare il gradasso, sembra a fare lo spavaldo, sta proprio sul cazzo. Quindi scelgo Walter, la motivazione l'ho data e a malincuore devo scegliere Marco Re Torre perché questi giorni è diventato sempre più brutto e vabbè, Alessia, saluto tutti gli italiani, ciao mamma, un bacione, mi manchi, ciao Laura, grazie Emanuele, grazie, ciao. Ci vediamo dopo, ciao. Escono quasi? Sì, sì. Luca Petroncolo in confessionale. Ciao Luca, buona fortuna. Ciao ragazzi, tutto. Ciao Luca, mi devi dare due nomi e due motivazioni. Il primo nome qual è? Il mio primo nome è Walter Miterra, perché secondo me è un tantissimo bocca aperto. E poi per quanto riguarda un bocca aperto, per questo motivo è troppo bocca aperta. Il secondo nome è Commito Emanuele, perché è un menefreghista, perché è un menefreghista, e il terzo motivo è un menefreghista. E in poche parole io ho votato Walter Miterra e Emanuele Commito perché sono dei menefreghisti, dei bocca aperti e dei menefreghisti. Poi un terzo nome si deve fare? No, grazie, è così Luca. Un bonus niente. Poi vorrei salutare mia mamma e mio padre, Attilio Petroncolo e Pierco Gabriella, che sono a casa, mi seguono tutti i giorni sul Manifesto Premio, mia sorella Petroncolo e Deborah, il mio canale Bricio, tutti quanti. Grazie Luca. Ciao. Francesco Di Credico in confessionale. Ripeto, Francesco Di Credico in confessionale. Ciao Alessio. Ciao, tutta l'Italia saluta. Bravo Francesco. Mi devi dare due nomi e due motivazioni. Allora Alessio, io voto Emanuele Commito perché secondo me è un ragazzo troppo sbruffone, non è sicuro, è troppo sicuro di se stesso. E poi perché cerca di imitarmi. E poi come seconda motivazione nomino... come seconda persona nomino Walter. Perché sa fare tutto lui, nessuno è buono, solo lui è buono a fare... sa fa tutto lui, nessun altro è buono. Va bene così? Sì, può finire. Un saluto speciale a qualcuno?
Saluto mia mamma e saluto soprattutto il mio cane che non so se è lì nello studio a guardarmi. Bravo Francesco, grazie, ciao. Arrivederci. Filippo Landolfo in nomination, in confessionale. Ripeto, Filippo Landolfo in confessionale, dai. Ciao Filippo, ciao. Ciao ragazzi. Scusa Alessia. Ciao Filippo. Ciao Alessia, scusami, ma eravamo impegnati a mangiare con la casa, quindi... No. Posso mettere... Sì, due nomi e due motivazioni ci devi anche dare. Allora, io nominerei Walter, perché come sempre lui è un pezzo di merda, figlio di puttana. Vabbè, ma quello è uno stronzo proprio, eh. Quello caccia due rosticini a botte e quattro se li mangia lui. È un pezzo di merda, non è giusto. Alessia, fate qualcosa. Signorini, lei che ci sente. Sei un ricchione di merda, mettiti in mezzo qualche volta. Secondo nome? Secondo nome? Non piange Filippo, dai, lo so che è un'emozione un po' davanti a tutta l'Italia. Grazie Alessia, queste sono le prime volte. Tutti i pezzi di merda che mi ascoltano, Alessia. Secondo nome è anche la motivazione, dai, che c'è rimasto poco tempo, dai Filippo. Io nominerei Francesco perché ci ha fatto l'infamata, il pezzo di merda, che ci voleva dire a tutti che stava a fumare di bagno. Ecco. Cioè, non è giusto, no, scusa, in camera, non è giusto. Cioè, io voglio il sindacato, Alessia, il sindacato, per favore. Che cazzo fate? Filippo, non fare così, dai. Allora, grazie Filippo, un saluto speciale a qualcuno. Grazie, sì, vorrei salutare tanto mamma, papà e tutti qui, tutti. Grazie Filippo. Ragazzi, vi saluto, ciao Alessia, ciao. Luca Orsini in confessionale. Oggi. Oh, Angelo Romiglio, scusateci, eccolo, Angelo Romiglio. Pronto. Due nomi e due motivazioni, intanto se vuoi fare un saluto a qualcuno. Ciao. Cazzo allora, commido? Perché? Mi devi dare la motivazione. Perché sono lo svelto che si fa le canne. Secondo nome? De Torre. Perché? Perché stessa cosa di commido e poi sta la telecamera, lo voglio sfottere. Posso andare? Puoi andare, grazie Angelo. Ciao. Ciao Marico. Hai chiuso a chiave, ricordalo. Angelo, bravo Angelo! Luca Orsini in confessionale. Non c'è. Walter Primiterro. Luca Tacconelli in confessionale. Ciao Luca. Allora. Luca, ricorda, tu sei speciale per me, tranquillo. Tutta Italia ti acclama, bravo Luca. Ti vuoi anche sedere, guardi. Due nomi e due motivazioni. Allora, commido. Perché? Perché è un ciaccione. Secondo nome? Secondo nome è Angelo perché dorme troppo e gli puzzano i piedi. Va bene così, vuoi fare un saluto speciale? Ma un saluto a De Torre che è un mito. Ciao. Grazie Luca. Ragazzi, chi c'è? Allora lo fai io dopo. Ma Marco in confessionale. Lo faccio io il video. Ma sta a riprendere? Sì. Marco in adesso confessionale. C'è un nuovo camera. Ciao Marco, bravo. Grazie, dopo gli autografi. Vedo la porta. Non state lì a rigliare. Ciao Alessia. Ciao Marco. Vi faccio la mia faccia caratteristica. Tu chi nominerai? Allora nomino Walter perché si crede il capo di tutti e poi non vuole che gli bruciamo la chitarra per accendere il fuoco. Come secondo nome è una scelta un po' difficile, sto bene con tutti. Nomino Commito perché si crede un gradino sopra di me, ma non è nessuno rispetto a me. Mi ha copiato già le felpe dell'Arias, questo non me lo permetterò mai. E poi sì, pure un ciaccione, è troppo ciaccione, infatti dovrei pure dormire. Che cazzo di quale fa? Certe greie puzzolenti. Non si può stare. Saluto mia mamma, saluto mio padre. Saluto Luca Petrongolo e in particolare Luca Petrongolo. Ciao. Ciao. Non lo posso fare. Andiamo a prendere Nicola. Ah sì, in confessione adesso però. Sto a calci.